Con Lorenzo Bernardini siamo in vista di un nuovo appuntamento di carattere regionale per il Centro Sportivo Italiano di Arezzo, la Pasqua dello Sportivo. Di che cosa si tratta? La Pasqua dello Sportivo è un momento di aggregazione del tutto del CSI Toscana. Quest'anno abbiamo l'onore di ospitarlo nella nostra sede operativa che è la sede di San Leo. Ci sarà un momento di aggregazione composto da una parte sportiva che inizierà alle ore 16, la celebrazione della Santa Messa celebrata da il vescovo Riccardo Fontana e poi un momento di aggregazione, diciamo, dal punto di vista di buffet che è il classico nostro terzo tempo aperto a tutti gli invitati. Chi parteciperà all'attività sportiva in primis e poi alla messa che sarà celebrata dal Vescovo di Arezzo? Allora, all'attività sportiva parteciperanno tutti i nostri oratori che ad oggi fanno parte del CSI d'Arezzo, che sono addirittura 14. Dopodiché, mentre la celebrazione, saranno, diciamo, aperto l'invito a tutti i volenterosi che vorranno impegnarsi 2 o 3 ore con noi, insieme al nostro Centro Sportivo Italiano di Arezzo. Come detto, non è il primo evento di carattere regionale per il Centro Sportivo Italiano. Allora, intanto abbiamo ospitato un evento nazionale il 22 ottobre, che è stata la corsa su strada, dove sono stati circa 400 atleti. Poi, invece, nel periodo di gennaio abbiamo ospitato la campestre regionale, le finali di tennis tavolo anche qui regionali, quindi ora siamo in procinto di partire con l'attività estiva che è molto in cantina.